Scarpini, guarda chi c'è, guarda chi c'è, eccolo. Buonasera. Qui, direttore. Ma secondo di me sei sbagliato, con quella bella inquadratura 2, doveva mettere l'inno del Milan sotto voi due, vi siete ripresi. Sei simpatico, sì. Buonasera, buonasera, ciao Alfredo. Buonasera. Hai preso cosa, non ho capito. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Scusi, ma come hai visto una partita? Come ti permetti? Vi siete ripresi in che senso? Non è che hai sbagliato location stasera? Ma forse ho sbagliato, qua non è che minacciante. Che vuol dire, scusa? No, so che siete sempre stati grandi sostenitori. Tu sei un, tifoso. Che amarezza? Io non sono un tifoso e non credo che... Ma amarezza di chiedo, che? Ma come dire cosa di... Ma tu la domanda per rispondere no, tutto posto, veramente... basta. No, ma il problema è che mica siamo tifosi come te. Ah, un po' meno. E tu c'hai la sciarpa sotto e sopra il cuscino, dentro il cassetto, dentro l'armadio, quando, vuoi, quando sei in onda, quando sei off, a questo punto mi ci vuoi coinvolgere in altre cose. Tieniti la sciarpa, ma non mi coinvolgere. Non coinvolgere per là, come ti permetti? No, ma scusami, è come se uno si presentasse. Non ha mai nascosto. Lui si presenta una trasmissione. Solo Regina. Solo Regina. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa dici? Avevo capito male, vabbè. Ma io ascoltami. Il derby fa male, ragazzino, è un fondo. Ti sento? Ti sta dando del milanista, ma il derby gli fa male. Hai, forse anche questa volta hai incontrato sulla tangenziale qualcuno che ti ha condizionato. Questa la capiamo solo io e Alfredo. Michele non c'era, non la capisce, poi che te la spieghiamo. È una storia lunga. Le tangenziali. Abbiamo la spiegare in diretta tanto. Adesso che così è peggio. No, ascoltami, stai aggravando una situazione già critica. Ma ragazzi, facciamo fatica, per fortuna. Vabbè, parliamo tu di mercato giocando, tra poco. Buonasera, ora fa l'avvocato, ma prima faceva l'avvocato della difesa. Eccolo qui, il ministro della difesa, adesso è passato a fare l'avvocato. Ex Juventus, Lazio, Atalanta, chi più ne ha più ne metta. Buonasera, ben ritrovato Guglielmo Stendardo. Buonasera Michele. Che eleganza, puoi fare buonasera. Anche il modello oltre che l'avvocato. Sempre sia per il fisico che per l'eleganza, complimenti. Gilerino, tutto abbinato, bravo, complimenti. Buonasera Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Eccolo, buonasera a tutti. Non vedevo uno Scarpini così sorridente da mesi. Sì, ma è cioè, dal parcheggio è entrato che sembrava arrivasse da. Ma sì, ma è vero. E tutto ciò giovedì scorso, però ti ricordo che sei stato sbattuto fuori dall'Europa League. Purtroppo sì, capita. È bella questa stanza. Cioè, chi esce prima, chi esce dopo. Però siamo usciti un po' tutti. Ma che vuol dire? Cioè, ma è così fino alla fine stasera? Si mette male. Se è così fino alla fine, guarda che troviamo gli argomenti. Sì, no, troveremo anche argomenti. Ti auguro di vincere 20 derby consecutivi. Se rifiorisci in questo modo, basta quello, stai volando senza l'aeromobile. Sì. Non hai bisogno. Vinci 20 derby se deve essere per forza così, eh? No, ma pensa anche a Genoa che ha fatto 4 punti su 6 contro la Juve. Ma soprattutto negli ultimi anni, da quant'è che la Juventus con il Genoa continua a perdere a Genoa? Alfredo aveva fatto un calcolo per Petula, ieri l'ha detto. Alfredo? No, il Genoa negli ultimi 5 anni ha perso 3 volte la Juve a Genova. Appunto, però, dal 2014 al 2019 ha perso 3 su 5 e poi ci sono i pareggi, anche il pareggio dell'andata, evidentemente nelle varie gestioni un tipo di avversario che galvanizza il Genoa. Buonasera direttore Antonello Periti. Buonasera, buonasera direttore, ben ritrovato. Buonasera come ogni martedì ad Ambra Vitiello. Buonasera. Ciao Ambra, a te, pronta Michele. Con le domande. Buonasera a tutti, prontissima. Mi raccomando, prontissima. Gianluigi Longhi da Touch, ben ritrovato. Buonasera, Gianluigi. Ciao. Buonasera a te, buonasera a tutti. Sono bastati 2 post sul profilo Instagram di Lautaro Martinez per scatenare la fantasia dei tifosi dell'Inter, perché nei 2 post con la maglia della nazionale ovviamente compare anche Paolo Dybala, oggetto di questa ipotetica trattativa o suggestione di uno scambio con Mauro Icardi. Tutti i tifosi dell'Inter chiedono a Lautaro Martinez di segnare un gol di mercato, di convincere Paolo Dybala a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Questa è una foto, questa è l'altra, i due sono sempre ritratti insieme. Non mancano comunque ad ogni modo gli inviti da parte dei sostenitori dell'Inter a portare Dybala a Milano. Soltanto 20 secondi, poi il mercato dei bomber in primo piano, ma anche il divieto, lo stop alla recompra nel calciomercato italiano. Poi spieghiamo con i nostri tecnici di mercato, Pedulà, Binda, Longari, che cos'è lo stop alla recompra, altrimenti la gente non per forza è obbligata a conoscere il vocabolario del mercato. Super spot, 20 secondi. Ripartiamo dalla nostra copertina, Alfredo Pedulai, il mercato dei bomber, mai come questa volta, poi ovviamente un discorso di Irlo il 19-20 marzo, un altro ad aprile-maggio e poi quando arrivi a giugno potrebbe cambiare tutto, però noi siamo qui tutte le sere su Sport Italia a parlare di calciomercato, lo possiamo fare e poi eventualmente aggiorniamo i nostri telespettatori. Potrebbe essere mai come quest'anno, virgola, il mercato proprio dei bomber, perché c'è Icardi, Dybala, Immobile, Mertens che potrebbe alla fine dire addio al Napoli. Davvero c'è un giro pazzesco di attaccanti che potrebbero cambiare maglia, Alfredo?
Sì, è vero, è verissimo, ci sono anche altri che in questo momento non stanno valutando, ci sarà la corsa a Chiesa che non dobbiamo sottovalutare, bisogna vedere se Belotti resterà, posso dire così, a vita al Toro. La storia della foto di Lautaro con la suggestione di Dybala, certe volte non so suggestione, abbiamo parlato tante volte. Una sera abbiamo detto che lo scambio di Dybala-Icardi sarebbe talmente affascinante, forse utile a entrambi, che non si capirebbe soltanto una cosa, e non la si capisce adesso: a favore di chi dovrebbe essere il conguaglio? Perché poi lì sulle valutazioni si spaccherebbero. Però hai ragione tu, sotto l'aspetto del movimento di attaccanti sarà un'estate particolare. Guglielmo Stendardo, facendo per 5 secondi fantamercato, in questa sede non lo facciamo mai, però vediamo, grazie alla nostra regia affidata a Pietro Rapita, Cristian Chitti, Paolino Marra, Fabio Cavanna, il coordinamento di Balducci, Ragusa, tutta la nostra squadra, Rossi, Carmine Rossi, qui Icardi a destra e Dybala a sinistra. Qualora dovesse esserci uno scambio, Alfredo dice una cosa giustissima, non si capisce il conguaglio a favore di chi va e chi ci guadagnerebbe, è Icardi che vale più di Dybala o viceversa? Ma innanzitutto parliamo di due attaccanti con caratteristiche diverse. Icardi è un giocatore che ti garantisce tanti gol, Dybala è un trequartista, è un giocatore molto tecnico ma che ha qualità diverse rispetto a Icardi. Icardi, per quanto mi riguarda, credo che abbia maggiore valore rispetto a Dybala in quanto fa tantissimi gol, quindi io preferisco più Icardi a Dybala. Roberto Scarpini, tu che vivi il cuore nell'azzurro, un po' perché forse i tifosi ci hanno messo una pietra su, anche perché sono un po' stanchi del comportamento di Icardi, però aprono di fatto, ufficialmente fai tu, le porte ad un arrivo dalla Juventus di Dybala. Però i tifosi sono, in quanto tifosi, se domani Icardi torna a giocare, fa due gol, poi tutto viene dimenticato, a quel punto vorranno tenere Icardi. Una curiosità, però questa voglio dirtela, e qua può essermi di supporto Alfredo, la coppia Icardi-Dybala poteva essere nerazzurra qualche anno fa, vero Alfredo? Sì, è vero, è verissimo, appartiene a quel discorso di situazioni che magari sfumano all'ultimo secondo, è verissimo, perché comunque c'era un apprezzamento enorme e prima che andasse alla Juve c'era stato un inserimento di Berlusconi e Galliani in persona per strapparlo alla Juve all'ultimo secondo, quando già la Juve aveva fatto tutto, dopo l'interesse concreto dell'Inter e con un incontro a Vergiale da Zamparini, al punto che Zamparini chiamò Marotta e gli disse: in nome dei buoni rapporti, guarda che io voglio mantenere quello che avevo promesso a te di fare, cioè di mandare Dybala alla Juve. Nicola Binda, a questo punto Icardi potrebbe essere sempre più passa il tempo, una storia chiusa con l'Inter. Dybala non trova spazio, ma alla fine davvero Icardi potrebbe, secondo te, da esperto di mercato, finire alla Juventus? E potrebbe essere questo il motivo dello strappo definitivo? Ma che ci sia un interesse della Juventus è palese, da tempo che la Juventus segue Icardi, già Paratici l'ha dichiarato, no? Che avrebbe pensato quest'estate se non fosse saltata fuori l'operazione Ronaldo. Adesso possiamo parlare solo di suggestioni tecniche, tattiche, possiamo dire serve, non serve, cosa può fare, cosa può non fare, eccetera. Per quanto riguarda le valutazioni, sicuramente la valutazione di Icardi al momento non è quella che l'Inter avrebbe voluto, Gringedes immaginava, perché Icardi in questo momento è un po' un peso per l'Inter. L'Inter a fine stagione sarà, lo dico, costretta, però preferirà cambiare, quindi il prezzo sicuramente ne risentirà, però come diceva Alfredo, come ha scritto la Gazzetta stamattina, è impossibile pensare l'eventuale conguaglio a chi potrà andare. L'unica cosa certa è che entrambe le società faranno una plusvalenza incredibile rispetto a quanto li hanno acquistati entrambi, sono due giocatori il cui valore è come minimo triplicato. Però c'è Icardi dalla Sampdoria e Dybala dal Palermo e le loro valutazioni sono decisamente. Però la Juventus lo paga 80. Però quanto lo pagò la Juventus? Aveva pagato su questo, noi su questo argomento sicuramente la valutazione è per entrambi, non dico di 100 milioni, ma quasi, insomma. Quindi sono due valutazioni molto alte rispetto a quanto l'hanno acquistato. Poi semmai le due società si metteranno al tavolino, che cominceranno a parlare di numeri, sicuramente si capirà se una delle due avrà diritto o no a un conguaglio. Di sicuro ci sarà l'effetto Marotta, perché Marotta conosce, cioè la Juventus gioca a carte scoperte, cioè con Marotta di segreti ne ha pochi, no? Quindi di sicuro Marotta sarà sicuramente, se questa trattativa dovesse mai decollare, Marotta sarà sicuramente
in grado di fare i conti molto velocemente. Potrei fare una battuta cattiva a Scarpini? Della... Tra poco, però la facciamo, vai. No, scusami Michele, noi questa storia delle valutazioni l'abbiamo toccata 12-15 giorni fa e non ci siamo trovati d'accordo. Nel senso che io ho cercato di spiegare che la valutazione... a parte che una sera qui degli Orosi ci ha raccontato come è nata la svolta Icardi alla Samp e poi andò l'Inter quell'estate, ma Icardi era quasi separato in casa a dicembre quando lui subentrò ed era la sacrosanta verità. La domanda sarebbe, e vorrei aprire un sondaggio, quanto vale oggi Icardi per l'Inter e per il comune operatore di mercato? Quanto vale oggi Dybala per la Juve e per il comune? Era un discorso che abbiamo anticipato 2 settimane fa e vorrei capire 2 settimane dopo, quando invece 2 settimane fa si poteva forse ancora immaginare un rientro di Icardi, 2 settimane dopo come potrebbe evolversi questa vicenda. Direttore Preiti. Secondo me sono valori diversi, anche se sono anche 2 giocatori diversi come caratteristiche. Sicuramente il valore lo farà il mercato. Io credo che entrambi, soprattutto Icardi, non perderà molto, al di là che la faccenda Inter... può aver dimensionato un attimino il valore di mercato. Ci sono tante squadre sui Icardi, io credo che comunque è uno scambio che difficilmente si farà, io penso che Icardi giocherà all'estero. Allora, apro solo una parentesi. Comunque sì. La differenza è anche che l'Inter probabilmente, se riesce a liberarsene, si toglie un piccolo problema che c'è in casa, un problema che quest'anno sta incidendo parecchio. La Juventus non è detto che debba vendere Dybala. Però se metti dentro un altro attaccante poi davvero lo spazio si riduce. Sì, però la Juventus, diciamo, in teoria non ha questa necessità, l'Inter invece ce l'ha, quindi questo nelle valutazioni dei 2 giocatori incide sicuramente. Domanda giusta di Scarpini, che la giriamo immediatamente ad Alfredo. Higuain tornerà, dice Scarpini, per essere poi rigirato. Ora ha girato. Ma Higuain è ancora, dobbiamo aspettare l'ultimo passaggio del Chelsea e l'interpretazione definitiva sugli avvocati relativamente al prestito che appartiene a un'altra fase di mercato. Il dibattito si è spaccato e non esiste al momento, perché ho cercato di aggiornare questa cosa anche qualche giorno fa. Adesso la tendenza è negativa, cioè la tendenza dei luminari in questione dice, contrariamente a 2 settimane fa, che il Chelsea in presenza di un blocco non potrebbe riscattarlo, esattamente come non potrebbe riscattare Kovacic dal Real Madrid. È proprio... 2 settimane fa il dibattito era quasi 50-50. Il fatto del giorno di Sport Italia Mercato con Samuele Ragusa, ma anche la notizia che non è del giorno, ma tra poco torneremo al mercato dei bomber per parlare con Pedulai e tutti gli ospiti degli altri. Prima abbiamo parlato di Dybala, Inter, abbiamo parlato di Icardi, vedremo, ma Scarpini, chi allenerà un eventuale Dybala all'Inter? E soprattutto, ormai sappiamo, anche se il derby è andato bene, siete fuori dall'Europa League, si guarda all'altra banchina. Non gli fare queste domande stasera, Michele. Cosa? Non dice, già lui non risponde quando non arrivano i risultati. C'è l'avvocato difensore proprio per default, cioè c'è neanche. No, è Michele che è un provocatore. Cioè, se rispondesse una domanda del genere io potrei anche interrompere qui la trasmissione di stasera. Adesso tu dirai, no, figurati, stai, Michele, ma cosa dici? Questa è una coppia, ha vinto il derby, c'è massima serenità, non c'è massa. Dai, vai, vai. Spalletti. Io muovo la bocca e tu parli, fai? Faccio il corvo Rockefeller. Dai, quando pensate al prossimo? No, non lo so, fai, vediamo, vediamo la risposta, sono curioso, dai. Chi allenerà l'Inter l'anno prossimo? No, quando penserete al nome del sostituto, perché tanto Spalletti... Sei sicuro di questo? Hai sentito delle dichiarazioni? Capito, ha fallito su tutta la linea. A scadenza e quindi dice... No, ma non è che la scadenza è dello Yogurt. Se va a buon fine l'obiettivo, allora lo prolungano. Ha un contratto per altri anni. Ho capito, ma sai quanti allenatori hanno il contratto e poi viene stracciato? Ha fallito tutti gli obiettivi. Lotta per qualcosa di importante? Niente, in campionato. Champions, fuori col PSV, ultimo in classifica, ultimo già. Fuori dalla Coppa Italia e fuori dall'Europa Liga a marzo. Ma il tempo dirà quello che sarà. Ma il tempo è scaduto, perché bene che vada, ecco, fa il terzo bella posto. Questa risposta. Ma il tempo è scaduto. Cosa posso? Certo. Roberto, ma tu Allegri lo vorresti all'Inter? Allegri lo vorresti all'Inter? Cioè, allora, l'Inter ha sempre avuto nella sua storia grandi tecnici. Bicchiere d'acqua. Allora, se tu mi dici... Vuoi che io, Binda, venga ad allenare l'Inter, ti rido in faccia. Io penso che Spalletti è un grande allenatore, chi c'era prima di lui era un grande allenatore. Quando finirà il contratto di Spalletti arriverà un altro grande allenatore, ma è la storia dei grandi club che hanno dei grandi allenatori. Quasi sempre, sì, dai.
Beh, ci sono stati dei momenti in cui magari hai sbagliato il tecnico per quel contesto, ma non vuol dire che non fosse un grande allenatore. Cito in casa Inter il mio amico Gasperini, che è un grande allenatore, che purtroppo in quel momento storico non riuscì ad avere la possibilità di dimostrare il suo valore. Quindi poi sai, le qualità di un tecnico sono come quelle di un calciatore, le vedi anche valorizzate in un certo contesto. Ausilio è scadenza del 2020 e non tira una buona aria, da quello che mi sembra. Ausilio è scadenza? 2020? Non so. Alfred, 2020, ah, no? Le sappe durare. 2020, confermato. Ma perché Scarpini non sa quando scadenza del 2020. Non 2020 fra un anno e mezzo. Ho capito, ma quando vai in 2019 già sei in scadenza. Ho capito, ma non è un calciatore che lo devi dare via a gennaio perché sennò perdi, non funziona. Ti sto facendo una domanda, è scadenza 2020, si pensa a qualcos'altro? L'allenatore lo sceglierà Marotta? Perché se lo sceglie Marotta, Spalletti è già sulla nostra tangenziale. C'è Marotta e c'è un presidente e una proprietà e ovviamente le scelte vengono fatte. Quindi la proprietà fatte. C'è. Non certo, si vede, ma c'è. È una proprietà molto solida. No, che sia solida e siete ricchissimi, lo sappiamo. Solida. Però assente. Sì, tra Pallotta e Zanna. C'è un presidente che vive qua. Ho capito, ma è il figlio, va bene. È un presidente operativo. Sì, operativo, ma sappiamo che è il grande capo. Vabbè, allora ci non mi va bene niente. Noi siamo molto contenti e orgogliosi di come siamo strutturati. Con il presidente, con i dirigenti, con i direttori generali. Noi siamo tranquilli, magari qualcun altro lo è un po' di meno. Perché tu puoi prendere in giro Pedulà e io non posso parlare con te, scusa. Quindi rispondi alle mie domande. Ti sto dicendo. Tu mi hai risposto, se eri rammaricato. No, il grande capo non c'è. Perché non viene mai il grande capo? Il presidente chi è dell'Inter? Ma lascia stare il presidente, la carica che gli possiamo dare così perché è il figlio di... Tu mi devi dire il grande capo della Roma, Pallotta, non gruppo, si vede. Cioè il figlio non si vede, c'è il figlio. Il presidente, mi sembra che più di così, non so che cosa si possa... Io ho detto il grande capo, non il presidente. Il presidente c'è, ok. Il grande capo quando viene? Ma il grande capo chi deve essere? Il papà, quello che mette i soldi! Ho capito, ma il grande capo, come tu lo chiami, ha... un gruppo che è un colosso a livello mondiale da gestire potrà venire una volta e non è potrà venire una volta anche il Milan, però da questo punto anche di il vista. Milan ci mancherebbe. Quando arrivano i grandi capi? Ma c'è bisogno dei grandi capi? Certo, nei club secondo di calcio ci deve essere la presenza dei grandi capi. Li abbiamo di Roma, infatti si vede poi come vanno Inter e Roma. Vedi Agnelli come sta sul la Roma pezzo, ha che un presidente è un animale il che grande, non il famoso grande capo della Roma vive negli Stati Uniti. Il presidente, cioè il grande capo dell'Inter, vive a Milano, a due passi dalla sede. Ma non è il grande capo, Roberto, dai, non mi incartare così. Ma cosa ne sai tu delle cose ma di casa figlio, Inter? Ma il figlio, dai. Ma cosa vuol dire? Tu sei presidente di una squadra, allora chi è il grande capo della tua squadra? Sei tu che sei presidente. Certo. Perfetto, sei sempre. Giovane, e allora cosa vuol dire? Che non sei capace perché sei giovane. Mi prendo le responsabilità se vado a e lui ha le sue responsabilità. Dove è Zang Senior? Lui ha le sue responsabilità. Se faccio schifo, dico ci sono dei grandi dirigenti come amministratori che fanno assolutamente dice, al meglio con tanta esperienza, quindi non vedo quale sia il problema. Il figlio che ha tanta esperienza. Abbiamo Marotta e abbiamo Antonello che sono due top manager con grande esperienza. Ma sto parlando dei manager, non della proprietà. Ho capito, no, possiamo ma soltanto no, possiamo dire una cosa. Ha la sua funzione è stata tranquillo che l'Inter è strutturata benissimo. Però scusa Alfredo, fammi finire perché altrimenti oggi il grande capo subito. È il concetto che ma hai domanda, di un calcio degli anni 80. Oggi il calcio è cambiato. Chi è il grande capo del City? Chi è il grande capo del City? Ma lascia stare. Chi è il grande capo dello United? L'hai mai visto? E quindi che significa? Eppure sono due che sono i due club più importanti come fatturato al mondo. Ma quindi non si deve vedere quello che mette. Chi è il grande capo del Barcellona? C'è un presidente. Chi è il grande capo del Real Madrid? C'è un presidente. In maniera diversa. Ho capito. Va bene. Barcellona è strutturato in maniera diversa. Ci si pone il problema di chi è il grande capo di tanti altri grandi club. Allora, Pallotta lasciamolo a Roma. Allora, Pallotta, scusami, lasciamolo negli Stati Uniti, non facciamolo venire più a Roma. Ma non quello è un problema della Roma. E ma infatti sto parlando la Roma di Roma è strutturata Inter. In quella maniera e decide di però gestire. Ti ho fatto una domanda, non quello mi che tu chiami il grande capo da Boston. Quando lo vedremo? Ci sarà un giorno che vedremo il grande capo? Il grande capo si chiama Steven Jung. Ok, vabbè. Allora, sei ragazzi. E chi è invece il papà di Steven Jung? Il suo papà. Ok, non è il grande capo. Lui dice no, ma lui vedi la cosa. Scusami, l'Inter è un SPA, è un'azienda strutturata in quella maniera. La proprietà è del gruppo Suning e di Ryan Rock al 30%. Capo. Eh sì. Ok, va bene. Se per te va bene, a me va benissimo. Io voglio sapere soltanto il papà del grande capo se un giorno
tornerà a Milano a vedere il Duomo, a vedere come hanno sistemato Piazza Gaio Volenti. Comunque Milano sta cambiando, mandategliela una cartolina, giustamente, visto che evidentemente il figlio si fida è del sempre figlio. Qui, almeno solo per venire a trovare il figlio, come quando uno va all'università. C'è il ragazzo che va a Milano e poi va a trovarlo. Ma c'è anche Zan, figlio sai, che va viene a trovare Steven, per favore. Mi fa piacere ragazzi. Che tu senta questa, io sì. abbia questa sensibilità certo, per il figliolo. Va bene, per l'Inter e per la Roma, io vorrei vedere una volta Pallotta, Zan Senior, qualche volta in più, allo stadio. Ma c'è una differenza di base, che l'Inter è gestita da un presidente che vive qua, la Roma è gestita da un presidente che sta oltreoceano. Benissimo. Non puoi comparare e le due cose. Il discorso regge fin quando ci sono i risultati. Quando i risultati non ci sono, allora troverai il giornalista pirla come il sottoscritto che ti fa le pulci e ti dice: scusa, ma questo signore quando lo rivedremo? Pallotta a Roma, quando mette becco, la colpa è di Monchi. Benissimo. Monchi torna a Siviglia, Monchi parla e Pallotta dall'altra parte del mondo dice tutto quello che era l'opposto di che ovviamente aveva detto a Monchi, ovvero vendi tutto per fare soldi. Chiediglielo a Fedullah che vive a Roma, che magari ne sa di più. Tu mi chiedi le cose dell'Inter, l'Inter è studiata in questa maniera e funziona benissimo. No, quello che possiamo dire benissimo. Non so quando finirete voi. È una super non so quando finirete perché credo che sia una cosa lunga tra di voi. Io perché finito. Non penso che siamo all'ultimo secondo. Era una mia domanda secondo. Curiosità Scarpini no, che un amico volevo capire. No, io penso che dopo un grande derby vinto, per me andrete ancora avanti quando viene sotto il Duomo, quando l'inviterà a pranzo, quando troverà il figlio, per me potete continuare ancora un po', altri 10 minuti vi arriverà una telefonata che vi tranquillizzeranno sul fatto che arriverà il papà Zhang e quindi anche Michele potrà andare a dormire tranquillo. Indipendentemente da questo, dopo il grande derby che hanno giocato, io penso che l'Inter cambierà tante cose, ci sarà una semi-rivoluzione. L'ennesima semi-rivoluzione comunque di un nuovo corso, di un direttore diverso con tutto il grande lavoro che comunque la riconoscenza che ce ne riguarda Ausilio e lo dico al di là del contratto cambieranno moltissime cose, ci sarà uno zoccolo duro che resterà, alcune cose le hanno fatte, altre le faranno, altri 4-5 innesti secondo me negli 11, io penso che il discorso Perisic-Icardi sarà un discorso che alla lunga dovrà per forza toccare lo stesso Perisic. Lo capirebbe anche un bambino di 5 anni dopo tutto quello che è successo, una specie di restyling sulle scorie lasciate dentro lo spogliatoio e su tutto quello che è successo, quindi intanto blindare la zona Champions che è fondamentale, poi ci vivremo un'estate con l'Inter per la prima volta protagonisti, intendo dire fuori da tutti i limiti che c'erano stati fino a pochi mesi fa. Guglielmo Stendardo, il Milan, cambiando un po' il tema derby, ci aspettavamo un altro Milan, un'altra mentalità, un altro approccio. È stata una delusione, anche se poi riusciva sempre a riaprirlo questo derby. Però è mancato il Milan di Gattuso. Sì, è mancata la cattiveria, quella determinazione che ha dato Gattuso alla squadra. E in un derby non può mancare assolutamente. Peccato perché il Milan sta facendo un grande campionato e se dovesse arrivare terzo o quarto comunque avrebbe raggiunto un obiettivo importante per Gattuso. Quindi Gattuso credo sia in questo momento il valore aggiunto di questa società e gli acquisti di Paquetà e Piontek sono stati determinanti. Assolutamente. Milan, che ovviamente parlavamo solo di questi 90 minuti, forse 50-60, dove ha deluso nell'approccio, in alcune situazioni anche in fase difensiva, ha concesso un po' troppo. Dobbiamo parlare di Milan sotto un'altra veste, perché sapete benissimo com'è andata tra che sì e Biglia. Ieri ne abbiamo parlato qui a Monday Night con Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ospite negli studi di Milano di Sport Italia. Vabbè, andiamo avanti subito con la domanda per Roberto Scarpini. Ah, Scarpini, vai. Però oggi proprio è tutti contro Scarpini. Veloce, veloce domanda Roberto, e risposta veloce Scarpini. In caso di reintegro di Icardi, come pensi che potrebbe coesistere con Lautaro Martinez? L'hanno già fatto tante volte, quindi penso poi non penso che sia un problema. Hanno non giocato è un problema. Tante volte si può giocare comunque. Insieme, certo. Anche se forse si sta esprimendo a ottimi livelli. Lautaro sta facendo vedere grandi cose. Sì, no, ma veramente beh, dovrebbe essere è stato un acquisto importante. Sì. Voglio dire, un allenatore come Spalletti dovrebbe divertirsi a fare giocare insieme, no? Cioè, magari all'inizio Lautaro aveva un po' meno spazio perché giustamente andava gestito così, ma io penso che un allenatore con due giocatori così avrebbe solo da divertirsi, dovrebbe inventarsi qualcosa.